Ciao bambini, oggi impariamo ad eseguire le equivalenze. Cosa vuol dire fare un'equivalenza? Prima di tutto ricordiamo che in ogni misura sono sempre indicati il valore numerico e la marca. La marca si riferisce sempre all'unità del numero. Fare le equivalenze significa trasformare un'unità di misura in un'altra, in modo tale che siano equivalenti, cioè che hanno lo stesso valore. Per trasformare un'unità di misura di valore maggiore in una di valore minore, si deve moltiplicare per 10, 100, 1000. Nella tabella, quindi, ci spostiamo verso destra. Proviamo a eseguirle insieme. 48 metri. Quanti decimetri sono? Allora, ci spostiamo verso destra di un posto, quindi dobbiamo moltiplicare per 10. 56 ettometri. Quanti metri sono? Ci spostiamo verso destra di due posti, quindi moltiplichiamo per 100. 14 decametri. Quanti centimetri sono? Ci spostiamo verso destra di tre posti, quindi moltiplichiamo per 1000. 2,3 chilometri. Quanti metri sono? Ci spostiamo verso destra di tre posti, quindi dobbiamo moltiplicare per 1000. 6,19 chilometri. Quanti ettometri sono? Ci spostiamo verso destra di un posto, quindi moltiplichiamo per 10. Per trasformare un'unità di misura di valore minore in una di valore maggiore, si deve dividere per 10, 100, 1000. Nella tabella ci spostiamo verso sinistra. Proviamo insieme. 7 mm. Quanti centimetri sono? Ci spostiamo a sinistra di un posto, quindi dividiamo per 10. 15 metri. Quanti ettometri sono? Ci spostiamo a sinistra di due posti, quindi dividiamo per 100. 28 centimetri. Quanti decametri sono? Ci spostiamo a sinistra di tre posti, quindi dividiamo per 1000. 3,6 decimetri. Quanti ettometri sono? Allora, ci spostiamo verso sinistra di tre posti, quindi dobbiamo dividere per 1000. Ciao bambini! Alla prossima lezione! Ciao ciao!